καταλαβαίνω λίγο τα αγαπητοί. Λοιπόν, θα ως αυτή, αδερφή, όλο την αγαπούλη παρατρέπει, οι rappresentanti di molte istituzioni di Rapallo. Noi abbiamo questa sede internazionale, ormai situata in Rapallo da molti anni, grazie ad una simpatica collaborazione non solo con l'amministrazione comunale, ma con molte delle istituzioni che loro rappresentano oggi e che ci consentono di vivere qui, di operare e di avere anche una sede bella come questa, appunto una sala oggi adeguata al pubblico. Volevo invitare a sedersi, ci sono tre posti, non si paga, non sono prenotati. E abbiamo questa opportunità, anche se ogni volta io devo spiegare a molti perché a Rapallo una sede internazionale, e arrabbio un po' sugli specchi per dire che qui abbiamo trovato un ambiente di simpatia, di appoggio, di amicizia, oltre ad una struttura che in altro luogo sarebbe difficile trovare. Con noi c'è anche il generale Chiarolini, Elio Chiarolini, che è presidente della commissione espansione, vale a dire il sogno del Panetolon di occupare tutto il mondo. Oggi siamo in alcune parti del mondo, ma è difficile espandersi ulteriormente. Siamo, come sapete, in 25 nazioni, 4 continenti, con circa 300 club. Queste azioni che oggi stiamo proponendovi come testimoni ci aiutano ad aprire nuove brecce. Io sono davvero lieto di avere oggi questa occasione di parlare con gli amici dell'Istituto Psicologico Europeo. A me piace molto quando i nostri partner prevalgono i confini italiani, non perché ce l'abbiamo con l'Italia, ma perché siamo consapevoli che solo da un confronto aperto, diffuso il più possibile, ma le idee si espandono, maturano, si perfezionano, soprattutto si modellano per cercare poi di dare il giusto senso anche alle iniziative. Devo dire che oggi questo contributo ci mancava. Noi come Panetolon abbiamo sempre avuto delle espressioni, se vogliamo, un po' dilettantesche per quanto riguarda l'aspetto psicologico. Ci siamo rivolti ai nostri soci, ai partner, alle organizzazioni sportive, con delle carte, chat, le chiamiamo pomposamente all'estero, delle carte di buoni propositi, di buoni intenti, la carta dei diritti del ragazzo nello sport, la carta dei doveri del panatleta, quello che significa essere panatleta, la carta della etica nello sport giovanile, questo è il titolo esatto, che poi viene definita la carta di Gand, perché fu firmata Gand 10 anni fa. Ecco, con queste carte il Panetolon vuole inserirsi in un mondo molto complesso, apparentemente facile da vivere come quello dello sport, ma nel quale si muovono invece soggetti e valori di una complessità enorme, per la quale appunto ci vorrebbero livelli scientifici più che passionali, per innanzitutto esprimersi al meglio, ma soprattutto per evitare di commettere degli errori. Bene, oggi noi abbiamo la fortuna di avere, di integrare questo nostro istintivo desiderio di intervenire nel mondo dello sport con dei nostri principi e valori, integrare tutto questo con un contributo scientifico importantissimo. Le nostre carte esprimono degli auspici, danno dei suggerimenti, non sono delle leggi, sicuramente caldo, ci piace molto indicare 10 norme, 10 idee, però ecco, presumono che poi chi le legge abbia buona volontà, abbia capacità di capire la nostra intenzione, che è quella di indicare una strada. Non abbiamo né la forza né la presunzione di obbligare nessuno poi a seguirla, ma quello che poi ci manca anche è la capacità scientifica, la cultura scientifica, per spiegare bene perché noi suggeriamo quelle belle cose a tanta gente. Oggi, con il contributo dell'Istituto Scientifico Psicologico, abbiamo, diciamo, un contributo scientifico che anche a noi insegnerà molte cose su cui finora eravamo un po' approssimativi. Ecco perché abbiamo voluto avere anche dei testimoni, che abbiamo invitati in poche parole ad una nostra festa quasi privata del Panetolon, ma visto che, come dicevo, ormai il Panetolon per Rapallo e il suo intorno è una famiglia unica, siamo lieti di mettervi a disposizione questa esperienza. Come diceva il segretario generale, abbiamo altri accordi anche internazionali, siamo nel Comitato Olimpico Internazionale, mi risparmio le sigle, sono
almeno una dozzina, ma il che significa che abbiamo e stiamo dialogando con molti soggetti, tutti nel mondo dello sport, che praticano il fair play, l'etica. È la prima volta che noi facciamo un accordo come questo con un'istituzione veramente scientifica, che pure opera anche nello sport, ma non solo. Ecco, oggi noi capiremo, magari in maniera più profonda, perché noi abbiamo avuto questo istinto, questa spinta per dire ad alcuni perché bisogna avere etica, perché bisogna lottare contro il doping, come stiamo facendo con grande convinzione in questi ultimi 2 o 3 anni, l'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo accelerato in questi anni, ma in modo particolare abbiamo avuto il coraggio anche recentemente di rivolgerci a una categoria di sportivi e non sportivi che sono i genitori. Da troppo tempo si sente dire che l'influenza che i genitori hanno sui loro figli che praticano lo sport spesso non solo non li aiuta, ma li rovina, li porta comunque a travisare l'impegno, addirittura anche a non contribuire ad una formazione generale. E la nostra idea è che attraverso lo sport, correttamente interpretato, con la capacità di inculcare dei valori veri dei giovani che praticano lo sport, si costruiscono cittadini sani, onesti, seri, ma soprattutto sereni, capaci di capire che se dopo questa pratica sportiva non sono diventati tutti dei Maradona, è lo stesso, si vive felice lo stesso, anche se non si è campione, e soprattutto si è portatore di un'esperienza che aiuta ad avere rapporti con tutti gli altri per tutto il resto della vita. Ecco, vedete, noi questo l'abbiamo detto, lo abbiamo propagandato in 65 anni di attività come Falcon in maniera istintiva, passionale. Adesso io sono curioso di sentire se abbiamo azzeccato qualcosa, se abbiamo sbagliato qualcosa, perché ci mancano le fondamenta psicologiche, scientifiche. Quindi dobbiamo sentire, adesso ascolto il Presidente, che ci darà qualche risposta, ma soprattutto ci dirà quello che vogliamo. Grazie.